Ciao ragazzi, oggi non parliamo di campo, lo so, è qualcosa di strano, di particolare, perché proprio qua ho sempre ribadito come mi piacesse parlare di calcio, ma dato che siamo ancora un po' distanti da Inter Juve, che rimane comunque il focus principale della settimana, perché dobbiamo arrivare pronti e preparati a quella partita, ecco che ci sono alcune dichiarazioni da commentare che negli scorsi giorni avevo letto, avevo sentito, avevo ascoltato, soprattutto, ma che non avevo mai avuto modo appunto di commentare, proprio perché c'erano cose più importanti di cui parlare legate al campo, legate allo Zenit. Tanto ho pensato, queste sono immortali, possiamo andarle a prendere quando vogliamo, e invece gli argomenti come le pagelle o l'analisi di una partita devono essere pubblicati nell'immediato futuro, subito dopo la prestazione della Juventus. Quindi eccoci qua, e vi chiedo una cosa, una cortesia, come al solito. Ho visto che i numeri non sono proprio gli stessi di qualche settimana fa, quindi vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video, non vi costa niente, serve soltanto per aiutare la crescita del canale, diffusione dei video, anche nei momenti in cui YouTube fa un po' il somaro e decide di non spammarli, di non farli apparire nella home degli utenti, quindi un mi piace. Un commento, perché sarà anche un video interattivo in cui alla fine vi farò una domanda anche abbastanza esistenziale lato Juventus, e quindi ho bisogno della vostra concentrazione, della vostra attenzione e della vostra collaborazione. E vi chiedo di scaricare OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, dove potrete trovare queste notizie di cui andremo a discutere oggi, più anche qualche altra cosa accaduta, tipo i ladri a casa di Dybala o Allegri molto vicino all'Inter nel passato, Marotta che torna un po' sul discorso legato appunto alle dichiarazioni di Bonucci di questi giorni, le probabili formazioni per l'Inter, insomma tantissimi argomenti che potete andare a vedere, tra cui anche il tracollo europeo della Roma di Mourinho ieri sera, che ha perso 6-1 in una partita assurda, qualcosa di veramente impossibile da pronosticare. Se tutti siete pronti e ci siamo, possiamo iniziare. Sigla e si parte. Diciamo che è la settimana giusta per parlare di piattaforme in cui si parla di calcio, no? Dato che sappiamo bene, questa è la prima stagione in cui il calcio è quasi tutto collegato a internet. Le partite le vedi o su DAZN o su Prime o comunque su Sky, anche tramite servizi come Now TV. Ma avere un router, un collegamento a internet, una Smart TV e delle applicazioni che ti permettono di riprodurre le partite è diventato davvero indispensabile se vuoi seguire il calcio nel 2021. E se da un lato è una cosa super positiva perché stiamo iniziando ad entrare nella fase del futuro, perché era anche ora, dall'altra parte in Italia non abbiamo nemmeno un'infrastruttura di rete abbastanza potente da permettere a tutti di godere appieno di questi servizi che richiedono appunto una connessione di alto livello, cosa che ahimè è ancora ben lontana dagli standard nel resto del mondo. Noi arriviamo sempre dopo, ma arriveremo, giuro che arriveremo anche noi, almeno me lo auguro. E quindi, dato che questa settimana appunto sono stato ospite a Prime Video, ci colleghiamo, parleremo appunto di Prime, ma non solo, perché parleremo pure di DAZN. E proprio da qui vorrei partire, ok, ad analizzare il tutto, perché Giorgio Chiellini è stato intervistato da Diletta Leotta nel format classico Linea Diletta, che uscirà il 27 di ottobre, ma è uscito un piccolo teaser, no? In cui sentiamo alcuni argomenti, tra cui uno in particolare legato a Cristiano Ronaldo. Ora, direte voi, che c'entra Ronaldo? Siamo praticamente a fine ottobre, ormai la Juventus ha superato il discorso legato a Cristiano Ronaldo, l'ha archiviato completamente e sta cercando di progettare un futuro appunto senza il portoghese, che non dobbiamo nemmeno più tornarci sopra. È vero, però se i giornalisti vanno a fare queste domande ai giocatori della Juventus e i giocatori della Juventus dicono una cosa in particolare che mi ha fatto drizzare i peli, anche coincidenza, tra virgolette, e che si collega direttamente a un'intervista di Sarri dello scorso luglio, allora secondo me è doveroso parlarne. Ho evidenziato tre frasi di Giorgio Chiellini che ora vado a leggervi. Attenzione, ve le voglio virgolettare, perché Chiellini ha detto: Cristiano aveva bisogno di nuovi stimoli e di una squadra che giocasse per lui. La seconda frase è: sarebbe stato meglio se fosse uscito prima del 28. La terza frase è: se parte così lontano nel tempo, uno shock te lo crea. Perché queste tre frasi? Beh, tanto perché dice tre verità assolute che su questo canale abbiamo ribadito con forza in quel periodo abbastanza difficile per noi tifosi juventini, e vi ricorderete che veramente era un continuo pubblicare video perché minuto dopo minuto c'erano notizie nuove e anche stati d'animi differenti da raccontare e condividere insieme a voi. Chiellini dice delle cose vere, delle cose da tifoso,
non delle cose da calciatore della Juventus, da capitano della Juventus, perché un conto è, lo diciamo noi così in chiacchiera, la Juventus giocava per Cristiano Ronaldo. Lo vedi, lo puoi dire. Ma se l'anno scorso Chiellini mi avesse detto noi stiamo giocando per Cristiano Ronaldo, come l'avreste presa? Io sinceramente male, perché non esiste che una squadra giochi per un singolo. È Cristiano Ronaldo che gioca per la Juventus, non il contrario. Però la sensazione è sempre stata quella, che la Juventus giocasse effettivamente per Cristiano Ronaldo. E ve lo dissi anche in un video, mi ricordo molto bene, anche la sera in cui usciamo dalla Champions, vi dico bene, ora tutti gli obiettivi stagionali ai quali siamo aggrappati, all'epoca io avevo ancora in testa di poter vincere lo scudetto, e anche questo arriverà nel corso di questo video, passano da Cristiano Ronaldo, perché non siamo squadra, non siamo gruppo, e l'unico modo che abbiamo per ritornare in corsa scudetto al 100% è aggrapparci alla grandissima finalizzazione di Cristiano Ronaldo, giocare esclusivamente per lui e vincere approfittando del fatto che abbiamo un fenomeno in squadra. Punto. Io non vedevo altri modi l'anno scorso, detta proprio sinceramente, zero. E ricordo che anche queste mie parole crearono un certo scompiglio nei commenti, proprio perché qualcuno non guardava il momento, guardava la generalità, ma anche giustamente dicendomi Luca, ma non può esistere che una squadra debba giocare per un singolo, a maggior ragione se si chiama Juventus. E ad oggi questi discorsi, come all'epoca in realtà, sono ancora più sacrosanti, proprio perché non c'è più Cristiano Ronaldo, sappiamo che cosa sta facendo la Juve in questo momento, come sta giocando la Juve, l'approccio che ha la Juve in questo momento, e sembra follia dire certe cose. Ma vi ricordate com'era l'anno scorso? E ancora, se Chiellini mi avesse detto l'anno scorso sarebbe meglio che Cristiano se ne andasse il prima possibile, ma come l'avreste presa? Ma già adesso dà una dimensione strana detta dal capitano della Juventus, ma ancora una volta ha detto la più pura verità, perché Cristiano Ronaldo che esce il 28 di agosto ti crea un problema, uno shock te lo crea. E questo shock lo abbiamo visto a Udine, dove Cristiano Ronaldo per un millimetro tra l'altro non ti risolve la partita salutandoti nel migliore dei modi, ma soprattutto l'abbiamo visto a Torino contro l'Empoli. E io c'ero, avevo il famoso cartello Huniz Ronaldo, ad oggi forse il Huniz Ronaldo è preso in un altro modo dai tifosi, ma ovviamente sapete che quello è stato uno scherzo proprio per far capire alle persone che ok, Cristiano Ronaldo fantastico, fenomenale, un fenomeno incredibile, ma c'è la Juventus. E la Juventus è un'altra cosa. Era il primo passo che cercavo di fare per inculcare nella mia testa in primis e nella vostra testa successivamente che la Juventus è più importante di qualsiasi singolo. E se a livello di gruppo questa è una verità assoluta, a livello di campo con l'Empoli è stato un disastro, perché uno shock l'addio di Cristiano Ronaldo ce l'aveva creato. Lasciamo stare Chiellini, diretta alle 8 da Zon, passiamo invece a Prime Video, ok? Dove Bonucci nel prepartita di Zenit Juventus è stato intervistato, una decina di minuti di intervista che potrete appunto trovare sulla piattaforma dove è stato caricato anche la mia puntata di Oltre i Titoli, che vi ringrazio tanto, aperta parentesi, perché mi state scrivendo in tanti che è stata veramente molto bella, che sono stato bravo, ma diciamo che l'emozione era tanta e si vede anche in tanti piccoli dettagli, le mani che si muovono e robe del genere. Però Bonucci dice tante cose interessanti, parla delle finali di Champions, ecco, anche questo è un punto sul quale vorrei tornare, parla appunto, dicevamo prima, dello scudetto dell'Inter. Qua dice una cosa nella quale non sono molto d'accordo, cioè l'anno scorso l'Inter ha vinto più per meriti suoi, per demeriti nostri. Diciamoci la verità, credo che l'anno scorso l'Inter abbia stradominato il campionato italiano, non ci sia stato nemmeno mai un momento in cui la Juventus potesse risultare in corsa, nella competizione, potesse risultare la favorita o comunque la speranza davvero di dire ehi, anche quest'anno vinciamo lo scudetto, quindi su questo no, non sono d'accordo, ma bisognerebbe capire che cosa intende Bonucci con una frase del genere. E la terza è una curiosità nella quale ammette che nel primo anno di Conte, Conte arriva nel ritiro, gli dice tu sei l'ultimo difensore nelle gerarchie, trovati un'altra squadra, nasce una trattativa con lo Zenit, molto ben avviata, poi alla fine Bonucci dice no vabbè rimango qua alla Juve, mi gioco le mie possibilità e vediamo come va. Dopo 10 anni direi che quella scelta è stata giusta se non giustissima per Bonucci, per la Juventus e forse anche per la nazionale italiana, perché poi magari quell'europeo non va a finire così, perché chissà che tipo di carriera va a fare Bonucci senza la Juventus. Diciamo che alla fine tutto è bene ciò che finisce bene.
ma voglio collegarmi a una frase in particolare che Bonucci pronuncia a proposito di Cristiano Ronaldo, perché ancora una volta il giornalista va a domandare al giocatore della Juventus qualcosa su Cristiano Ronaldo e Bonucci risponde testuali parole: la squadra giocava per Cristiano. Ora, se prima vi dicevo che una frase come quella di Chiellini, una squadra che giocasse per lui, risultavano strane da parte di un senatore della Juventus come Chiellini, Bonucci, a distanza di poche ore, pronuncia la stessa identica frase: giocavamo per Cristiano. Non è un vabbè, ha detto una cosa simile, hanno detto precisamente la stessa identica frase, uguale. E allora qua mi collego, prendo l'assist dello stesso Bonucci, che parla poi dello sgabello di Oporto, ve lo ricorderete, dato che comunque il Porto è questo filo conduttore tra l'ultima stagione di Ronaldo e quella stagione lì, di Cardiff, di Bonucci che va in tribuna e di Ronaldo che poi ci punisce in finale di Coppa dei Campioni. Guardate come tutto si collega perfettamente anche in maniera dolorosa. Bonucci dice: Allegri fa una scelta giusta a mandarmi in tribuna per dare un segnale forte alla squadra. Ancora aggiunge: sono contento che sia successo. Poi me ne vado per altri motivi, non volevo essere un problema nella Juve, bla bla bla. Però Bonucci dice: scelta giusta, sono contento che sia successo. Ora, ricorderete bene le sostituzioni di Cristiano Ronaldo da parte di Sarri nell'anno appunto in cui l'ultimo allenatore campione d'Italia della Juventus sedeva sulla nostra panchina, la sostituzione col Milan, la sostituzione in Russia proprio, anche qua, guardate che collegamento, dove Ronaldo non le prende per niente bene, anzi sembra voler creare un caso interno, e ricorderete anche le mie prese di posizione dicendo: bravo Sarri, se Ronaldo gioca male è uguale a tutti gli altri, e se c'è un altro in panchina, come nel caso di Dybala che entra col Milan e la risolve, che sta meglio o deve avere la possibilità di giocare, Ronaldo è uguale a tutti gli altri. Poi che sia il più forte della squadra, sono d'accordo, che se la squadra in altro modo non può vincere debba giocare per lui, te lo dico fuori dai denti, ma te lo dico anche se va contro il mio concetto di calcio, proprio perché ovviamente la vittoria della Juventus secondo me viene prima di tutto il resto, quindi se la vittoria passa dai gol di Ronaldo, ahimè, giocheremo per vincere con i gol di Ronaldo, anche sacrificando tante altre cose come abbiamo fatto in questi tre anni di compromessi per cercare di convivere con Cristiano Ronaldo in una squadra che probabilmente non era pronta per convivere con Cristiano Ronaldo. E i motivi probabilmente anche dell'addio di Cristiano li vedremo sempre su Amazon Prime nel All or Nothing di Andrea Pirlo, è uscito anche un trailer di questa cosa, Pirlo incazzatissimo che dice: la partita della vita non vinciamo neanche un rimpallo. Ecco, io sono veramente curioso di capire cos'è successo nello spogliatoio l'anno scorso, di capire anche se magari le telecamere hanno un pochino destabilizzato l'ambiente e di vedere le reazioni di Ronaldo a tante piccole cose. Ma vi ho parlato e vi parlavo di Maurizio Sarri, che il 6 luglio, quindi ben prima del speravamo potesse andare via Ronaldo il 1 d'agosto, siamo ancora prima di questa cosa, quindi 2 mesi prima della cessione di Cristiano Ronaldo allo United, intervistato da Sport Italia e da Alfredo Pedulla, dice alcune cose. Ve le voglio riportare. La gestione di Ronaldo non è semplice. È una società con interessi personali da abbinare a quelli di squadra. Rappresenta qualcosa che va oltre la società e oltre la squadra. Il valore di una squadra non è mai la somma dei valori dei singoli, è qualcosa di nettamente inferiore o di nettamente superiore. Ancora una volta, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Maurizio Sarri, collegati da questo filo rosso di Ronaldo sopra la Juventus, Ronaldo sopra la squadra, si deve giocare per Ronaldo, la squadra viene in secondo piano, non è più indispensabile il concetto di gruppo e di squadra, c'è Cristiano Ronaldo, che è oltre tutte queste cose. Uno è una coincidenza, due è una coincidenza molto spinta, tre possiamo dire che possa essere considerata una prova, e mi ricollego a un video che ho fatto qualche mese fa, ancora appunto nella scorsa stagione, nel quale dico: ragazzi, coincidenza, sarà una coincidenza, ma nei 3 anni in cui Cristiano Ronaldo è rimasto alla Juventus, primo anno partiamo a cannone, finiamo male la stagione, post Ajax c'è un crollo, secondo anno
Cristiano Ronaldo alla Juventus, finiamo male la stagione nonostante la vittoria dello scudetto, ma abbiamo finito veramente male con appunto l'eliminazione da parte del Lione in Coppa con Maurizio Sarri. L'anno scorso con Pirlo, a un certo punto, e ancora una volta dopo l'eliminazione, per mano del Porto, la Juventus cade in una crisi incredibile che per poco non le permette di uscire addirittura dalla Champions League, proprio dalla qualificazione alla Champions. E ancora una volta, coincidenza? Molto coincidenza? Possiamo dire prova che nei 3 anni di Cristiano Ronaldo acquistato per far meglio in Champions, dopo che si erano persi dei valori individuali, anzi dei valori collettivi a favore di quelli individuali, e tutte le volte uscite dalla Champions, la competizione di Ronaldo per la quale è stato acquistato Ronaldo, tutte le volte che si usciva la Juventus andava in crisi. E perché? E perché andava in crisi allora la Juventus? Ripeto, magari coincidenze, però iniziano ad essere troppe coincidenze. Possono essere coincidenze, ma iniziano ad essere troppe coincidenze. E allora la domanda che vi voglio fare è questa, la seguente. Quando quest'estate è tornato Massimiliano Allegri, ben prima del ritorno di Allegri, vi avevo detto, guardate, secondo me torna Allegri, secondo me rimane Dybala, secondo me se ne va Ronaldo, secondo me se ne va Paratici. Avevo praticamente beccato tutto il mercato della Juve, tranne Donnarumma, che avevo detto secondo me arriva Donnarumma, ma questa è una cosa scollegata dal resto del discorso. Perché ero riuscito a capire queste cose? Perché avevo, ipotizzato il ragionamento della Juventus. Avevo davvero compreso quelle che erano le priorità della Juve in questo momento. Ricreare il gruppo squadra, ricreare compattezza, andare su un allenatore come Allegri in grado di garantirtene al 100%, perché sapevi di cosa si stava parlando. E ritorniamo al video degli errori della dirigenza, al video del secondo me torna Allegri, sono video che l'anno scorso vi hanno fatto impazzire perché poi, visti successivamente, sembravano aver rivelato proprio il futuro della Juve nell'immediato. Sono stato contento che siano stati apprezzati, però guardarli oggi mi crea un certo disagio, perché la cessione di Ronaldo a 3 giorni dal mercato, alla fine del mercato, si incastra perfettamente con quella roba lì. Ma fino a una settimana prima, fino a è in panchina con l'Udinese, per me Ronaldo non era mai stato in dubbio, è un calciatore della Juventus. Eppure continuavo a chiedermi, ma come diavolo è possibile che Ronaldo voglia rimanere alla Juve dopo un anno disastrato, dopo 3 anni in cui in Champions va malissimo, dopo che torna Allegri? E quante volte abbiamo visto Ronaldo sbuffare, scuotere la testa quando gli si chiedeva o di sacrificarsi o semplicemente di difendere dietro la linea del pallone, perché in quel momento ci si stava schiacciando, ma con tutti, con Pirlo, con Sarri, con Allegri. Tutti e tre, io mi ricordo Ronaldo con tutti e tre gli allenatori sbuffare perché non gli andava bene un certo tipo di cose. Attenzione, non è un video critica, attacco a Cristiano Ronaldo, lo sapete come la penso, per me Ronaldo doveva rimanere a un valore aggiunto, erano 30 gol garantiti, era sicuramente più facile con Ronaldo e sarei stato più contento ancora di avere Ronaldo a livello proprio individuale nella squadra. Però sto pensando alla Juve di adesso, ai 4-1-0 consecutivi. Ha veramente il gruppo che si sta creando. E Chiellini e Bonucci ancora una volta parlano di gruppo, anche col discorso della matriosca. Si ritorna sempre al discorso di gruppo, di solidità, di squadra, non più di individui, non più della Juve di Ronaldo, ma di squadra. E allora mi chiedo, saremmo riusciti probabilmente a fare 4 vittorie di fila 1-0 con Ronaldo? Probabilmente no, forse no. Mi viene da dire che avremmo forse segnato anche più gol, perché non lo metto in dubbio, potevamo fare più gol. Forse avremmo anche preso più gol proprio perché la squadra non sarebbe stata così compatta. E lo abbiamo visto quanto è mentale la situazione. Va via Ronaldo, lo shock che ti ha detto Chiellini. E i risultati che, un po' ballerini. Poi si ritorna al concetto di squadra, si ritorna al sacrificio, all'umiltà, ed ecco che tornano i risultati. Ma anche l'anno scorso, e anche l'anno prima, e anche l'anno prima ancora. Quando si stava bene di testa inizio anno, si andava bene. Quando iniziavano a succedere alcune cose, se andava male non ci si riprendeva più, i giocatori non correvano, sembravano svogliati. Allora perché? Ed è un grande perché. E questa è la domanda che vi faccio. Perché accadevano certe cose? Poi magari succedono anche quest'anno, E quindi Ronaldo esce dall'equazione definitivamente. Ma ho come la sensazione che questa squadra non perderà certi principi. Nemmeno dovessimo uscire dalla Champions agli ottavi, ai quarti, dove volete. Ma che comunque si continuerà su una linea, proprio perché Allegri ormai l'ha presa in mano questa squadra. E la seconda domanda che vi faccio è la seguente.
Ma secondo voi a questo punto è stato Ronaldo che ha chiesto la cessione, che è voluto scappare dalla Juve, o la Juve stessa con Allegri proprio si è imposta di dire ehi no, non sono questi i patti, noi vogliamo cercare qualcos'altro? Perché probabilmente prima di queste interviste, di questi incastri, coincidenze, vi avrei detto no, è scappato Ronaldo, come vi ho sempre detto. Ad oggi forse sono quasi con una pulce nel cervello, una pulce nella testa che mi fa pensare ma non è che anche la Juve ha spinto per fare uscire Ronaldo, per ritrovare alcuni concetti che si erano persi nel tempo e che magari Allegri stesso, dato che gli era stato promesso che se ne sarebbe andato Ronaldo, poi non se ne va e Chiellini dice si era capito che se ne sarebbe andato, ma così vicino alla fine del mercato poi no, e che ci sia stata una vera e propria guerra tra Ronaldo e la Juve, che torna alla Continassa, perché deve tornare alla Continassa, imprigionato da questo stipendio, poi arriva al City di Guardiola, si crea il caso, esce lo United e poi lì si concretizza tutto. Ma che non sia stato solo Ronaldo a volersene andare dalla Juve, ma che la Juventus stessa stesse facendo pressione a Ronaldo affinché trovasse una squadra difficile da trovare a causa del suo ingaggio. Non lo so, secondo me si apre un po' una discussione totale. E voglio concludere sottolineando ancora una volta le parole di Maurizio Sarri. Il valore di una squadra non è mai la somma dei singoli, è qualcosa di nettamente superiore o inferiore. E i singoli di questa squadra, abbiamo detto tante volte, sì, c'è qualche singolo, qualche individualità forte, c'è, è inutile prenderci in giro, c'è in tutte le squadre, però siamo molto squadra, siamo molto gruppo e stiamo forse anche overperformando. Io ribadisco, secondo me questa non è una squadra a corto muso, non è una squadra che gode nel difendere, è una squadra con delle lacune evidenti, tecnicamente inferiore a tante altre Juve del passato. Eppure in questo momento si stanno facendo cose molto buone proprio perché c'è qualcosa in più a livello di gruppo e qualcosa in meno a livello di singolo. Terza domanda che vi faccio. Alla fine della fiera e dopo quasi mezz'ora di video, secondo voi è stata una cosa positiva o negativa la cessione di Cristiano Ronaldo anche se a 3 giorni dalla fine del mercato?